caso abbiamo messo il numero di telefono per insomma significare la presenza sul territorio, che credo che in questi 5 anni ci sia stato, almeno me lo riconoscono tutti, dai sindaci ai presidenti delle società sportive. Insomma, io iniziai, come sapete bene, come assessore regionale allo sport, quindi ho seguito tutte le manifestazioni sportive, piccole, grandi, tutti i tipi di sport, dal calcio alla petanche, per dire, traduco per chi non sa che è la petanca, un gioco caratteristico della tradizione ligure, delle bocce, sì, ma con un regolamento speciale. Sullo sporco. Sullo sporco, esattamente così. E sì, anche se magari questo impegno all'inizio non ha avuto un risalto mediatico, ma insomma la presenza sul territorio è stata, diciamo così, importante. E dopodiché ho fatto quella grande operazione sugli impianti sportivi, ne abbiamo ristrutturati in tutta la regione 65, cosa mai avvenuta in regione Liguria, e una quindicina nella provincia di Imperia. Insomma, se andate in giro e vedete un po' di campi verdi, un po' di, insomma, di reti rimesse a nuovo e di spogliatoie modernizzate, sono quelli frutto dell'investimento che ha fatto la regione Liguria, 8 milioni di euro, una cosa mai avvenuta nella storia dell'assessorato allo sport. Dopodiché ho avuto la delega all'urbanistica e quindi ho iniziato a interessarmi, insomma, di questo settore. Credo che negli ultimi 2 anni e mezzo, non lo dico, insomma, non voglio fare false modestie, però ho rifatto tutte le leggi che hanno a che fare con il settore urbanistico e pianificatore della nostra regione. Piano casa, legge sui sottotetti, legge sul paesaggio, legge urbanistica e le nuove norme sull'edilizia. Ovviamente questi provvedimenti hanno una valenza importante sul nostro territorio, soprattutto nella regione Liguria, credo che possano aiutare a far ripartire una parte della nostra economia, quella dell'edilizia, avendo semplificato le procedure, avendo chiarito molti dettagli tecnici, incentivando, voglio dire, a far partire qualche piccolo, grande e medio lavoro per dare il fiato alla nostra economia. Nella provincia di Imperia, durante la crisi, sono persi 4.000 posti di lavoro. Credo che con queste operazioni che abbiamo fatto, di poter far ripartire insomma, il settore sottorelle. Io ho messo qualche accenno nel fatto, no? Avete visto questo manifesto, le cose fatte. Chiunque oggi può prendere il proprio appartamento, frazionarlo in due e non paga onere di urbanizzazione, quindi un appartamento ne crea due, quindi senza tasse potrà avere un reddito per integrare, insomma, il proprio reddito personale, e frazionando magari potrà permettere a chi è in cerca di un'abitazione di locarla a un prezzo minore rispetto all'appartamento come sarebbe all'origine. Non c'è più bisogno di avere il parcheggio pertinenziale, anche questo era un costo che, voglio dire, impediva questo tipo di operazioni. E ho liberato l'edilizia libera, tutto quello che voi costruite fuori casa, nel giardino, che non crea volume, il famoso forno per le pizze, o il barbecue, o il tavolo, le panchine, muratura, camminamenti, muretti, piastrelle e quant'altro, questo è tutta edilizia libera, si potrà fare senza nessun tipo di autorizzazione